un poliedrico protagonista del panorama culturale italiano e siciliano. Così l'amministratore della libreria Ciofalo, Nino Crapanzano, ha presentato Roberto Andò, autore de Il Trono Vuoto, primo romanzo del regista e sceneggiatore palermitano. Una serata possibile grazie alla collaborazione del giornalista Marco Oliveri e del professor Dario Tomasello, mentre sono intervenuti il professor Girolamo Cotroneo e l'avvocato Pompeo Oliva, che hanno analizzato i vari aspetti e temi del libro. Un romanzo che ovviamente mutua da alcuni fatti della realtà, da alcuni personaggi che hanno fatto parte della nostra storia, delle figure che adesso diventano paradigmatiche di questa crisi che lui vede in generale, che attribuisce proprio al nostro tempo, della politica, di un mondo post-politico, eccetera, e vede praticamente alcuni personaggi che in qualche modo l'hanno rappresentato o attraverso un fuggire dalla politica o attraverso un mistificarla. E questo è, diciamo, il discorso che lui sta facendo e che conclude poi con la speranza, anzi, le cose dovranno cambiare, come andranno poi questo non lo sa mai nessuno. I fratelli Berlinguer e Berlusconi sono, secondo il professore Cotroneo, i personaggi riconoscibili nelle pagine del libro, figure completamente diverse e lontane nel tempo, tanto che non si può definire un romanzo storico o realistico, ma di fantapolitica. Il docente, però, si sofferma soprattutto sul gioco dei gemelli, che era spesso usato per creare equivoci, mentre nel racconto provocano una situazione particolare. Il falso segretario guida il partito portandolo alla vittoria elettorale, mentre il vero politico, che si era autoescluso, torna a prendersi la gloria consegnata dal fratello. La visione di quest'uomo, il segretario di un partito, di un grande partito d'opposizione, che si nasconde in un appartamento parigino, è stata la prima cellula da cui poi è germinato tutto il resto, diciamo. Era l'idea di uscire da questa crisi, anche così un po' cupa, in cui questo paese si è ritrovato, dalla malinconia di questo paese, con una storia che avesse anche qualche cosa di trascinante, di divertente, dove ci fosse un personaggio imprevedibile, che è poi questo doppio, questo fratello pazzo, gemello, che prende il posto di questo segretario e riporta un po' di verve in questo partito spento. Un'idea originale è, ammette Andò, senza alcun riferimento né a Berlinguer né ad altri politici italiani, ma il romanzo è stato scritto pensando al personaggio immaginario di un segretario che vive una crisi politica e decide di sparire, mentre l'unico elemento che lega finzione e realtà è il partito di opposizione, che si identifica con la sinistra italiana. Una storia, come la definisce lo stesso autore, di contraffazione, perché il gemello filosofo è un impostore, anche se simpatico e vincente. Parte dalla copertina invece l'analisi dell'avvocato Oliva, un'immagine molto significativa, perché il trono vuoto è rappresentato da una semplice sdraio di plastica su una spiaggia rivolta verso il mare, che sembra una superficie piatta, e nello sfondo un orizzonte cupo. Il libro ha il merito di affrontare un argomento, quello della politica, poco coltivato dalla letteratura italiana, ma molto dal cinema. È un libro sulla politica, ma una specificazione maggiore rispetto a questa categoria un po' troppo ampia. È un libro sulla comunicazione politica. Noi oggi assistiamo ad un deperimento del linguaggio politico sotto un duplice profilo. Da una parte c'è una banalizzazione, un appiattimento delle cose che si dicono, che vengono veicolate anche attraverso i media. Dall'altra parte, questo è un fenomeno che si è notato fino a qualche mese fa, c'è una volgarizzazione, perché non possiamo dimenticare che fino a qualche mese fa, adesso siamo in tempi di sobrietà con Mario Monti, le ingiurie, le accuse, le invettive che si scambiavano agli uomini politici arrivavano spesso ad un livello di vero e proprio trivio. Il linguaggio politico è riscoperto da questo protagonista del libro di Andò, che poi è una persona che si è catapultata per caso nella politica, attraverso, diciamo, modelli linguistici totalmente diversi, che vengono attinti dalla letteratura, dalla poesia, che sono spesso allusivi, che finiscono per affascinare l'uditorio e gli iscritti ad un partito di opposizione, che da una situazione di grande debolezza, attraverso questa sorta di cura che, diciamo, in cui il linguaggio ha una, diciamo, un ruolo importante, attraverso questa terapia
diventa un partito vincente. Oliva conclude con due riflessioni che chiamano Andò a spiegare il perché della scelta di un segretario di sinistra e del finale positivo con la trionfale vittoria dell'opposizione. L'autore chiarisce quindi che la destra italiana è solo una parodia e non sarebbe stato possibile usare un personaggio diverso, mentre il lieto fine è un dovere, perché il filosofo pazzo lucido sarebbe utile anche alla società italiana. Sono certo che un'intera classe politica sarà spazzata via, affermando, e non ha capito che la politica ha cambiato aspetto. Il vero tema è il rapporto tra politica e vita e come la politica può ritornare dentro la vita. Infine, la serata si è conclusa con un interessante dibattito che ha coinvolto il numeroso pubblico della libreria di Piazza Municipio, approfondendo altri aspetti del lavoro di Andò. In particolare si è focalizzata l'attenzione sulla situazione della politica e democrazia italiana, con l'obiettivo di ritrovare la strada giusta con forme di partito organizzati e in grado di capire i problemi della società. Un romanzo che ha quindi attirato la curiosità dei lettori, che hanno visto in quelle pagine una sceneggiatura già pronta per essere trasferita sul grande schermo. Non l'avrei mai pensato, perché io faccio il regista e pensavo che invece questa storia mi portasse nella direzione della letteratura. Invece poi mi sono accorto che la storia è molto trascinante e che con delle modifiche opportune può diventare un grande film.